Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Come sempre siamo qui con voi per congratularci delle numerose persone che ogni giorno ci visualizzano, ci guardano e commentano arditamente quello che hanno da proporre su quello che è le nostre opinioni di ogni giorno, su ogni temi che affrontiamo, da quelli scottanti, a quelli sociali, a quelli di prospettive psicologiche, insomma, letture di come magari uno può vedere il proprio sentire e il proprio essere, con tutte le sfaccettature. Naturalmente siamo qui orgogliosi e molto felici di quanto possiamo rappresentare oggi con il nostro 200° video del nostro canale. Naturalmente ancora siamo nelle retroguardie di quello che è una televisione vera e propria, cioè quella che è magari ancora il dietro le quinte. Sì, con YouTube noi naturalmente lanciamo i nostri messaggi e le nostre angolazioni, le nostre prospettive, diciamo che non sono sicuramente allineate con quello che è il palinsesto mediatico mondiale e nazionale, logicamente, ma presto riusciremo a far sentire la nostra voce, me e quelle persone che collaborano con me su questo canale, su canali molto ancora più importanti, perché già arriveranno persone che avranno appetito di sentirci su altre piattaforme. Logicamente, tutto questo noi lo rappresentiamo con grande orgoglio, con un gran sorriso e naturalmente con l'aiuto della regia, ecco la nostra personaggio musicale. Naturalmente non avete capito nulla ancora di chi si tratta, logicamente. Questo ve lo dirò alla fine, ragazzi, se ascolterete questo video. L'altra notizia che vi voglio dire dopo questo piccolo 2 minuti di questo 1 minuto di autocompiacimento del nostro canale insieme a voi, naturalmente, perché voi siete sempre numerosi che ci guardate e commentate e ci fate anche delle proposte su quello che è gli argomenti da trattare. Vi vogliamo portare con questa mia bella chioma, che sapete che non è la mia originale, anche se la amo molto, diciamo, forse perché mi dà quel fascino da Richard Gere, ma è per ricordare che a qualcuno purtroppo in questa giornata mia di euforia, di felicità, gli è stata staccata la luce. Sì, l'ente che gli eroga la luce si chiama YouTube, non è l'Enel, gli ha staccato completamente le lampadine e da qualche giorno lo vediamo nero, completamente nero, nemmeno bianco e nero, solo nero vediamo. Mi dispiace, voi avrete capito chi è. Sì, si parla di Serafino Massoni e di tutti i suoi seguaci. Molto probabilmente c'è anche qualcuno che telefona, uno dalla Puglia, mezzo umbro, non lo so, insomma. A noi ci dispiace Serafino Massoni, io ho fatti tanti di video, anche il mio grandissimo Andrea si è proposto anche lui di parlare in merito a questo personaggio. Abbiamo visto anche che i suoi seguaci ci hanno fatto anche degli sketch comici sulle nostre persone, con delle belle caricature anche fatte molto bene, logicamente. E noi però purtroppo in maniera triste, ahimè, ci tocca dire che sono un po' delle persone che non sanno stare alle regole di YouTube, che poi sono delle regole veramente piccole, fondamentali, ma se ti hanno bannato da Wikipedia, ti hanno già sospeso il canale per 15 giorni su YouTube, poco più di un mese fa, logicamente perché facevi vedere donne nude, poi, ma fai anche un po' lo zozzo, sei più di 70 anni. Ho capito che vuoi guadagnare i soldi con YouTube e io te capisco, perché sai, oggi con i tempi di crisi cerchi anche te di monetizzare quello che puoi monetizzare e naturalmente non sei un illuminato della sfera economica, di come girano al mondo i soldi, ma hai capito che fa quattro manfrine e fa il pseudo intellettuale, te riesce abbastanza bene, ma dai parametri che ti dà Google di lettura del tuo canale, hai scoperto che un attimino ti sta calando lo share, c'è solo quel piccolo zoccoletto dei quei quattro seguaci che non so perché ancora fanno i tuoi seguaci, ma forse anche per loro, per non negare se stessi che ti hanno visto bello all'inizio e dicono vabbè, e devono credere fino alla morte che sei bello. Per me, dalla prima volta che ti ho visto, sei veramente brutto, è veramente squallido, poro coca. Hai scritto anche i libri che non ti dico dove li voglio mettere, nella differenziata non c'è posto, però voglio dire, c'è anche altri posti. C'è il letamaio di casa di mia zia che lo usiamo tutti i giorni per concimare i campi. Lì sicuramente avrebbe un'ottima riuscita come buon fertilizzante, soprattutto la stirpe, la capra, non so come si chiama, la razza, la stirpe, la razza, la cosa. Poi gli altri non me li ricordo i titoli, ma Serafì.
Basta queste cose. Ti medesimi in una persona che non sei te, e quindi te porti un attimino, fai delle cose scorrette usando l'immagine di un'altra persona. Poi fai vedere due tette di un culo, cioè di un'altra persona. Ho capito che devi tirare su, devi fare cassa con questo canale magari, e devi buttare su un po' di visualizzazioni in più. Hai utilizzato tante volte anche titoletti, sesso anale, ti è piaciuto giocarci anche su questo, perché sai che hai ricercato le cose zozze. Io te capisco, Marcella Fili, fai tutte queste strategie, ma sei finito. Sei un fallito, sei finito. Io non ti so dire altro. Fai pseudo intellettuale, hai letto 4 libri e te fai Einstein. Aumenti veramente con questi romanzi. La scelta vende i libri in tele edicole. Cioè, fai anche il modellismo con gli aeroplanini per i bambini che non sanno incollare i pezzi. Cioè, ti hanno messo lì col tuo pippone la stirpe e la capra. Ma renditi conto che la capra sei te, magari. E la stirpe non lo so da dove l'hai presa, dal tuo massone, capito? Adesso non sono andato a fare la ricerca araldica. Comunque adesso io ti saluto. Aspetta. C'è sempre l'aiuto della regia. Eccolo, stacchetto! E naturalmente, ragazzi, l'ultimo minuto di vision del nostro video, del nostro 200° video. Guardate che c'è il sorriso, ma la mia... Il mio stacchetto della regia è veramente bello, forse capirete chi è, ma ve lo dirò alla fine, sempre come ho fatto molte altre volte nei miei video. Logicamente siamo anche in tema pasquale, e tra un paio di ore comincia la morte di Gesù, logicamente, in attesa della domenica pasquale, che accadrà il miracolo. Allora io chiedo un miracolo sia al nostro canale che si auspica posti migliori e traguardi ancora più grandi di quello che abbiamo già raggiunto in questi 8-9 mesi che siamo presenti su YouTube, naturalmente, e ce ne facciamo tanto di cappello, perché nel nostro piccolo abbiamo fatto qualcosa, insomma, senza utilizzare questi canali fake, che manco so come si chiamano, Tommy X, rendete conto che paranoia che te fai nella testa. Poi se mi vuoi mandare un commento, dici come si dice fake, fake, io magari capisco, insomma, e poi parla come mangia, insomma, adesso non mi fa l'intellettuale anche te, ho capito che ti sei innamorato del Serafì, però anche te voglio dire, fatta l'attore, quindi non so dov'è la tua provenienza culturale, oltre a quello di fare le belle, le fai bene le imitazioni, eh? Devo dire la verità che sei stato molto bravo, e mi piaci, è un bel video che hai fatto, e io l'ho pubblicizzato comunque, il tuo video Casa Cesanello, l'ho pubblicizzato su tutti i miei canali, logicamente, sui link dove ho potuto farlo girare, e a tutti è piaciuto, logicamente, ho detto, però logicamente mi ha detto, mamma, te ti sei messo d'accordo con Tom Mixi, manco lo conosco, forse telefono magari qualche volta per sapere che Serafino gli hanno staccato la luce, ma mi dispiace. Comunque adesso non mi voglio raggirare la cosa, perché cado nel mio divagare come solito fare, ma ti voglio dire, domenica mattina Gesù non c'era più nella tomba, è risorto. Io con questo messaggio voglio sperare che Serafino Massoni tra qualche giorno gli riaccenderanno la luce, perché pagherà la bolletta da bravo cittadino, come tutti i cittadini facciamo ogni giorno, che paghiamo ciò che noi utilizziamo attraverso dei servizi, che l'Enel, l'acqua, il gas, la mondezza, le bollette, l'assicurazione e così via dicendo. Logicamente quindi con questo ripagherà la bolletta e nascerà però in questa risurrezione il buonsenso. Ahimè, l'intellettualità non nascerà, perché non è che quella può nascere, insomma, se ce l'hai in dote quando ci avevi 15-20 anni e l'hai coltivata, poi ti esplode e ti rimane come luce per sempre, perpetua. Ma se purtroppo mi sa che c'hai 70 anni, non mi vedo che non c'è niente, insomma, nel ceppo. C'è un po' di istruzione, un po' ammassata lì, un po' di cultura rinciappellata, qualche bel caposaldo, ma c'è poca cosa. Quindi il buon senso che chiedo a te, Serafino, e fai una lotta leale, insomma, su YouTube, lo sai, basta, veramente, se no non ti fanno più vedere, dopo tu veramente ti senti fallito a livello esistenziale. Poi dopo mi chiederai anche, magari risorgerà anche il rapporto con tua moglie, dai, non ti preoccupare. Dai, che la risurrezione pasquale è una risurrezione non del nostro canale, perché noi siamo sempre più in crescendo, quindi non c'è da parlare della risurrezione. Però c'è da parlare della risurrezione per quello che porto in testa, insomma. I capelli del mio Serafino, che c'ho solo quelli e no, di altro in più non voglio avere di quell'uomo. Adesso aiuto la regia nel tuo stacchetto finale! Ragazzi, è una cosa originalissima, questo mio regista ha fatto uno spettacolo, veramente, ha impersonato
il personaggio del dottor Zivago con la sua balalaika nei panni dei Beatles. Oh no, dei Beatles, stavo confondendo con i Rolling Stones. Allora, ragazzi, benvenuti nella mia umile casa di Senigallia. Arrivederci. Salve. Fammi fare Non sedere contro la terra. muovere Devo starci un troppo minuto. il tavolo. Devo starci un Non minuto per fare le canzoni di Gaetano. Secondo me sono un po' troppo, però vabbè. Adesso vediamo un po'. Il cazzo che c'è una cazzo? A me io mi sto con un cazzo che c'è una cazzo? Io non so. Vabbè, lo fanno, dai. Sì, come ma l'ho fatto io, oggi si scarico parecchio, due notti con un giorno. No, ci deve essere. Non è possibile. Al bar, la barista guardava. E guarda, si deve. No, no, ci sto pensando. Allora, che posso dirti? Posso dirti? Allora, cominciamo con il servizio. Io non devi apparire, no, devi essere incognito.